Amici e amiche della libreria, ben ritrovati. Oggi vi faccio fare due passi con me in libreria. Tra le novità di questa settimana ci sono alcuni libri illustrati sulle invenzioni che non vedo l'ora di farvi vedere e vi mostrerò anche alcuni libri di scienza e di tecnologia nella vetrina dedicata a questa settimana. Per primo vi mostro uno dei nostri libri di Leonardo da Vinci, I libri del volo, dallo studio sul volo degli uccelli alla macchina volante. Questa è una copia del 1952 che raccoglie tutti i passi vinciani recuperati dai manoscritti superstiti inerenti alla meccanica del volo. Vediamo insieme qualche pagina. Come citato in copertina, ci sono oltre 400 disegni ricavati o ridisegnati dagli originali. Volevo anche mostrarvi che sempre riguardo alle opere di Leonardo da Vinci abbiamo anche questa bellissima serie edita Zanichelli. Che trovate presso la nostra libreria online. E siamo sempre indietro nel tempo con le opere di Caspar Schott. Vi mostro il bel cofanetto di questa edizione della Tecnica Curiosa. Si tratta di una riproposizione di una celebre opera di Schott che fu un fisico e matematico del 600 e studiò sotto la guida di Athanasius Kircher. Un momento di grande fermento scientifico. Spiccano diversi uomini di scienza nell'ordine dei gesuiti, di cui sono esponenti anche Kircher e Schott. Stampato a Firenze, edizioni dell'Elefante, nel 2000, il volume illustra diversi dispositivi, esperimenti, ricerche su effetti naturali, dalle tecnologie idrauliche agli strumenti di calcolo e tanto altro, che Schott riporta grazie alla corrispondenza con diverse voci autorevoli dell'epoca, in qualità, diremmo, di divulgatore scientifico. Ricchissimo di illustrazioni, 8 tavole sono a colori. Lasciamo il 600 per una vetrina un po' più contemporanea, in cui troverete esposti diversi libri sulla scienza e sulla tecnica reperibili sulla nostra libreria online. Vi mostro brevemente anche questo testo, Le grandi invenzioni dall'antichità al 1850, di Gérald Messadier, edito da Vallardi nel 90, che si presta, diciamo, a essere una piccola enciclopedia dell'invenzione. Vi faccio vedere le varie voci, ecco. Si suddivide per aree tematiche. Molto simpatico è anche Il secolo delle invenzioni di Léonard de Vry, che si focalizza sulle invenzioni prettamente di epoca vittoriana, che comunque non sono poche. Edito Murcia nel 1975, tratta di elettricità, ottica, telefonia. Il suo autore, autore di diversi libri per ragazzi sulla tecnologia, ci ricorda fin da subito che molte delle invenzioni di oggi sono nate nell'Ottocento e le illustra nel dettaglio. Belle le illustrazioni.
è anche ricco di curiosità. E da ultimo vi mostro un testo molto molto divertente, molto curioso, che è un po' la parola d'ordine del video di oggi, il catalogo d'oggetti introvabili di Karelmann, edito da Mazzotta nel 1978. Questo è un libro che vi sorprenderà e vi farà anche ridere perché, come orgogliosamente riportato a piepagina, l'inutilità dei suoi articoli è assolutamente garantita. Ce n'è davvero per tutti. Adesso vi faccio vedere qualcosina, qualche anteprima. Oggetti introvabili e tuttavia indispensabili per qualsiasi categoria di persone abbiate pensato, è compresa. Spesso ci sono di mezzo dei giochi di parole, visto che il libro è tradotto dal francese. Concludo dicendo che molti dei libri che avete visto in questo video sono visibili anche sul nostro catalogo online. Se non li trovate, non esitate a contattarci nel negozio fisico di Cambiago.